parliamo delle caratteristiche che servono per essere un leader. Cominciamo dicendo anzitutto che il leader, la figura del leader, è una delle figure che più viene ricercata nel mondo del professionismo. Essere leader vuol dire tante cose. Oggi cercheremo di individuare alcune caratteristiche, in particolare noi ne abbiamo individuate tre, che possono cercare di spiegarvi che cosa viene ricercato in un giocatore. Più che altro, che cosa viene ricercato in un leader, che cosa bisogna avere per essere un leader. Noi ovviamente facciamo riferimento al leader in campo, ma queste caratteristiche possono anche essere possono anche avere un riscontro poi nella vita di tutti i giorni, ma noi ci riferiamo principalmente al campo. La prima caratteristica che noi abbiamo individuato l'abbiamo indicata come l'autorevolezza. Il leader deve essere un soggetto autorevole. I compagni devono riconoscere il leader come figura portante della squadra. Il leader non ha bisogno di urlare o di fare chiasso, comunque ogni momento di quasi aggredire verbalmente i compagni, assolutamente no. Il leader non ha bisogno di questo, perché il leader sa farsi rispettare anche solo con uno sguardo. Pensate ai giocatori leader delle squadre più forti al mondo. Possiamo citare Messi, possiamo citare anche qualche giocatore che adesso non gioca più, Del Piero, Zidane, Cristiano Ronaldo. Loro non sono giocatori che nella loro carriera sono diventati famosi perché sbraitavano coi compagni, perché facevano scenate o cose strane. Anzi, loro sapevano farsi rispettare dai compagni anche solo con uno sguardo, anche solo con un cenno. Tutti riconoscevano in questi giocatori la figura di leader, la figura su cui aggrapparsi nel momento di difficoltà. Quindi, prima caratteristica, abbiamo detto l'autorevolezza, cioè la capacità del leader di farsi rispettare e riconoscere in modo autorevole dai propri compagni, senza necessariamente urlare o fare scenate ogni due secondi, ma proprio con il suo comportamento dentro, fuori dal campo, con le sue capacità comunicative, sa farsi riconoscere come soggetto autorevole del gruppo da parte dei propri compagni. Come seconda caratteristica, noi abbiamo individuato la capacità del leader di essere guida. Cosa significa? Immaginiamoci una partita in cui le cose ci stanno andando male. Stiamo perdendo, magari siamo un uomo in meno, magari non ci riescono le giocate che abbiamo preparato. Insomma, è una giornata di quelle dove le cose vanno storte. È proprio in questo momento che il leader viene fuori. È proprio in questo momento che il giocatore leader del gruppo va a farsi dar palla dai compagni, prova la giocata magari un pochino più complicata in quel momento, magari prende in mano la situazione e va a far gol. Insomma, in questi momenti esce fuori la guida del gruppo. Partiamo dal presupposto che la guida numero uno di un gruppo è l'allenatore, ma quando poi si è in campo è necessario avere, se non due o tre, almeno una figura di questo tipo, e cioè la figura guida, la figura che porta la squadra fuori dal momento di difficoltà, che si prende sulle spalle la squadra anche alcune responsabilità in più rispetto agli altri compagni per tirar fuori la squadra dal momento di difficoltà. Anche in questo caso si potrebbero fare tantissimi esempi. Anche i giocatori che ho citato prima molto spesso nei momenti di difficoltà sono quelli che magari fanno la punizione, fanno gol, magari prendono palla e fanno il passaggio decisivo, comunque sono incisivi nel momento di difficoltà. Terza e ultima caratteristica che noi abbiamo individuato è quella dell'empatia. Cosa significa? Significa che il leader deve conoscere anche l'aspetto psicologico dei propri compagni in modo tale da dargli l'input giusto. Cioè, un mio compagno, se si alzano un po' i toni, se si alza un po' il tono della voce, va in difficoltà. Benissimo, il leader lo sa e saprà che non dovrà farlo con quel tipo di compagno. Magari quel compagno ha bisogno di un complimento, anche se in quel momento sta giocando male, magari ha bisogno di una rassicurazione. Invece poi magari c'è quel compagno che ha bisogno della, tra virgolette, della strigliata in quel momento. Quindi il leader sa andare a premere il tasto giusto di ogni suo compagno.
Questo perché? Perché conosce l'aspetto psicologico di ogni compagno. Questo sicuramente lo deve fare il mister, anche perché è lì apposta. Ma alla fine un conto se lo fa il mister, un conto se lo fa un soggetto che in quel momento è in campo. Solitamente si dice che lo fa il capitano, ma non è detto, perché ci sono tanti esempi in cui c'è un capitano, ma oltre al capitano ci sono altre figure di questo tipo che sanno spronare il giocatore nel modo giusto, perché ricordiamoci che spronare non vuol dire soltanto incitare o comunque andare ad alzare i toni pensando che questo possa fare alzare il ritmo al mio compagno. Ci sono compagni che hanno bisogno di essere spronati, compagni che hanno bisogno di essere tranquillizzati. Ogni giocatore ha il suo aspetto psicologico e il leader li deve conoscere, perché deve saper premere il bottone giusto in quel momento della partita, in ogni momento della partita. Detto questo, provate a chiedervi se voi, in modo però sincero, se voi avete queste caratteristiche, o se conoscete o se avete un compagno che ha queste caratteristiche. Questa è una cosa che vi può dare una grossa mano nel vostro percorso per provare a diventare dei giocatori professionisti, o comunque per provare ad arrivare più in alto che potete. Poi alcuni diventano professionisti, altri no, questo è ovvio, nell'ordine delle cose. Ma provate a chiedervi se avete queste caratteristiche, e se non le avete, provate ad allenarvi anche su questo, anche perché non c'è solo la tecnica, non c'è solo la tattica, ci sono tutta una serie di componenti che sono necessarie per portarci il più in alto possibile. Poi ognuno arriverà dove arriverà.